Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 17 febbraio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB. Iniziamo proprio dal mercato tedesco. Che cosa sta succedendo? Siamo andati in chiusura del primo T-1, ovvero del primo ciclo a 4 giorni in media, 1, 2, 3 e 4. Abbiamo peraltro che se la partenza è stata da uno di questi due punti, prendiamo quello più così, più vicino, siamo arrivati come minimo a 22 barre e quindi abbiamo fatto il minimo indispensabile per chiudere non soltanto il quarto T-3 giornaliero, questo, ma anche la condizione più che sufficiente per andare a chiudere il primo T-1. E quindi da adesso in avanti, dato che siamo andati molto vicini a un livello sensibile, di algoritmo, bisognerà valutare se questo minimo rimarrà intatto e se da questo creeremo le condizioni sufficienti per la partenza di un secondo T-1 e quindi per un rialzo che prima ci riporterà sui livelli della media mobile a 200 periodi e poi proverà a portarci di nuovo verso l'alto per chiudere questo gap down di apertura. Per quanto riguarda la situazione su MIB, siamo molto vicini, ovvero abbiamo avuto un primo T-3 lungo che è arrivato a fare 44 barre, massima durata, poi abbiamo avuto un secondo e siamo sul terzo. Il terzo è arrivato a chiudersi, abbiamo la durata minima di 24 barre, sì, assolutamente, per cui siamo arrivati a 28 e quindi anche in questo caso guardate quanto è vicino l'algoritmo, questo è uno dei livelli di algoritmo di oggi. 283, qui abbiamo battuto 295, 12 soli tick su 23.000 rotti punti. A questo punto, anche se abbiamo soltanto un 3 tempi, invece che un 4 come su DAX, dovremo vedere se questo minimo rimarrà intatto e se ci spingerà appunto anche in questo caso sopra la media mobile a 200 periodi verso quella 50 e ci farà chiudere appunto anche in questo caso il gap up. Da quel momento sapremo che, dato che vuole partire un secondo T-1 di indice, bisognerà spingere verso l'alto, per almeno quanto, anche in questo caso, le regole base della ciclica evoluta ci dicono che è perlomeno 6 ore, ovvero un T-3 minimo. Vorranno fare un T-4, faremo le considerazioni del caso. Certo, vedete che la struttura è differente rispetto a quella del DAX, 4 tempi, 1, 2, 3, 4, 3 tempi, 1, 2, 3, rispetto al precedente grafico. Altra cosa interessante da notare è che siamo in questa situazione qui, ovvero abbiamo un quarto T inverso che è partito da qui ed è arrivato qua a meno di 6 barre complete e che quindi, essendo arrivato a 7, come detto anche in passato, cercherà di farci ritornare sui massimi precedenti a 23.652. Altre cose in particolare da dirsi? No, per cui vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata.